Ciao ragazzi, benvenuti in un nuovo episodio di Cucina col Pazzo. Oggi facciamo le mele ripiene al forno. Con gli ingredienti: mela, amaretti, uvetta, nocciole, cioccolato, spumante e zucchero. Prima cosa andiamo a prendere le nostre mele e le andiamo a tagliare un pezzetto così. E andiamo a scavare all'interno con l'aiuto di uno spelucchino o se avete l'attrezzo apposta. Andiamo a scavare la nostra mela e a togliere l'interno. Con l'aiuto del cucchiaio andiamo a scavare bene l'interno e a parte dove ci sono le nocciole, il resto lo teniamo da parte. Bene, così. Adesso riprendiamo la nostra polpa che abbiamo levato dalle nostre mele e andiamo a tagliare a piccoli pezzetti. Possiamo anche volendo tritare molto finemente. Intanto ho già messo a mollo la nostra uvetta, che almeno si idrata. Abbiamo tritato le nostre mele, andiamo a tritare anche le nostre nocciole. Non occorre che le fate molto fini, potete lasciarle abbastanza pezzetti grossi e le andremo ad unire alle nostre mela. Il cioccolato io l'ho tagliato a scagliette e lo andiamo sempre ad aggiungere al nostro composto. Strizziamo anche l'uvetta. E mettiamo tutto nell'impasto. Ultimo prendiamo i nostri amaretti per ridurli in piccoli pezzi, le metto in un sacchetto dei surgelati e con un bicchiere le vado a schiacciare così. Quando la consistenza è così, possiamo andare ad aggiungere al nostro composto e andiamo ad amalgamare per bene. Vedete, adesso andiamo a riprendere le nostre mele e le andiamo a riempire con il nostro composto, schiacciandolo per bene da compattare. Qui, e li mettiamo sopra il nostro coperchino e ne mettiamo una teglia. Adesso andiamo a metterci un po' d'acqua nella nostra teglia. Che farà un tipo sughino e andiamo a metterci lo zucchero che vada proprio anche sulle nostre mela. E andiamo a cuocere a 175 gradi per circa un'oretta. Quando mancherà 30 minuti andiamo a sfumarlo con il nostro spumante. A metà cottura andiamo a versarci il nostro spumante e facciamo finire di cuocere.
voi le mele ripiene al forno, pazzo e mangiato.